Si è svolto allo Stadio Europa di Maratea il 10° Memorial Mattia Policiano, voluto da Giancarlo, papà di Mattia e presidente dell'associazione Onlus, che porta il nome di questo giovane ragazzo prematuramente scomparso in un incidente stradale e naturalmente dalla famiglia. Per onorare la sua memoria, tanti amici, in nome dello sport, realizzano una giornata che senza ombra di smentita possiamo chiamare la festa dello sport. Quest'anno, dopo 2 anni di ferma per la pandemia, vedere decine di bambini e ragazzi giocare, divertirsi e socializzare in nome dell'amicizia, dello sport e della solidarietà è stato molto bello. Ascoltiamo i protagonisti di questa giornata al nostro microfono mentre scorrono le immagini di questa giornata che in tanti non dimenticheranno. Dopo circa 2 anni di fermo per il Covid, purtroppo, ecco, adesso si riparte di nuovo con il memorial dedicato a Mattia. Purtroppo abbiamo perso 2 anni, doveva essere il 12°, siamo al 10°. Parteciperanno a questo memorial le scuole calcio della zona e non solo, perché vengono anche dal Materano, come il Futsal Salandra, Accademia Castelluccio, JSS di Nemoli, All Stars, ce ne sono parecchie di scuole calcio. La categoria dei bambini va dai 2011 ai 2017, quindi sono tutti bambini piccolini. Sarà sicuramente una giornata di sport, indubbiamente, sarà una giornata di associazionismo, tra virgolette, di fratellanza tra i bambini e anche tra noi genitori che partecipiamo all'evento. Senti, siamo qui perché sì, lo sport è importante, l'associazionismo è importante, ma siamo qui anche per ricordare un ragazzo giovanissimo, tuo figlio, carissimo Mattia. Ecco, per chi non lo sapesse, chi era Mattia? Mattia era un ragazzo di 15 anni che purtroppo la sera del 29 luglio 2010, viaggiando sul suo motorino, è stato investito da un signore, da un uomo che guidava sotto gli effetti di stupefacenti. Purtroppo la caduta è stata bruttissima. Anche avendo il casco è sbattuto di testa, purtroppo, ed è stato portato al San Carlo di Potenza. Dopo circa 8 giorni di coma, Mattia purtroppo è andato in cielo. Sì. E ha fatto un gesto tramite noi, naturalmente, di donare gli organi, salvando 7 bambini. E questa è una cosa davvero bellissima, Giancarlo, è proprio questi bambini, no, che sono qui, sicuramente testimoniano tutto questo. Prego. È questa la gioia, Franco, vedere scorazzare i bambini dentro al campo, sì, sì. Gridare, ridere, sì, sì. Abbracciarsi, questo è il bello, è la vita continua. Assolutamente sì. Senti, l'ultima cosa e poi ti lascio perché sono tante le cose che oggi devi fare. L'associazione Mattia Policiano non fa solo questo, No, 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 assolutamente. Questa, diciamo, è il ludico ricreativo, tra virgolette, per i bambini. Facciamo anche prevenzione, cioè noi facciamo prevenzione, facciamo dei convegni, entriamo nelle scuole con persone addette ai lavori, tipo la Polizia di Stato, medici che si interessano di droga, e quindi andiamo a sensibilizzare i ragazzi al non uso di alcol e droga. Oggi siamo felici di ospitare 8 squadre di bambini provenienti da tutta la regione Basilicata. È un momento importante innanzitutto perché il nostro Stadio Europa è a disposizione dei bambini. I bambini, praticando lo sport, hanno la possibilità di crescere sani, ma soprattutto da un punto di vista psicologico di stare insieme, di socializzare, di imparare che il gioco di squadra nella vita è molto più importante che giocare da soli. Quindi ognuno di loro impara a fidarsi dell'amico, ad avere fiducia nel compagno ed avere lo stesso obiettivo, andare a fare gol. E questo nella vita è fondamentale, è un corso di formazione. I nostri giovani devono essere liberi di crescere bene, sani nei principi, ma soprattutto socializzare, capire che Maratea è una comunità che accoglie tutti, e quindi anche i bambini provenienti dalle altre parti sono accolti nello stesso modo con cui noi accogliamo i nostri figli, perché Maratea è una città aperta al mondo.
Siamo in questo stadio, diceva Sindaco, con un'associazione, l'associazione Mattia Polisciano, che ricorda un ragazzo prematuramente scomparso. E allora ecco, a Giancarlo, a Tina, a tutti gli amici dell'associazione, ecco, il sindaco di Maratea cosa dice? Allora, innanzitutto grazie a Giancarlo, a Tina, per l'impegno che hanno profuso, ma soprattutto perché il dolore che loro hanno sofferto con la perdita del compianto Mattia, un bambino intelligentissimo, pieno di tante doti, amato da tanti bambini della loro età, da tanti ragazzi della sua età, e che ha lasciato un ricordo indelebile per la nostra comunità. Quindi la loro forza dà forza agli altri, il loro lavoro, il loro impegno per i bambini continua come se tutti i bambini fossero dei piccoli Mattia, e questo sì, a loro li fa onore. Con il signor Tripano, che poi è l'allenatore di questi ragazzi bellissimi. È presidente. Ci possiamo dare del tu? Certo. Da dove venite? Allora, noi veniamo da Castelluccio Inferiore, una piccola comunità della Valle del Mercure. Certo. Che si, diciamo, dà da fare, ecco, per i ragazzi, per dargli delle opportunità extrascolastiche e familiari, quindi di svago e di vita sociale. Quanti bambini avete portato? Oggi abbiamo 14 ragazzi, era il numero massimo che potevamo portare per questa attività, quindi automaticamente si è fatta una selezione in base ai ragazzi che erano disponibili o meno, quindi non facciamo selezioni, ma facciamo uno sport aperto a tutti per Assolutamente noi. Sì. Poi soprattutto lo scopo di questa manifestazione meritava la nostra presenza. Assolutamente. A Castelluccio, ecco, com'è la vostra attività? Che cosa fate durante l'anno? Allora, noi durante l'anno facciamo i campionati FIGC organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti in Basilicata, e poi come società ci attiviamo anche nel sociale con manifestazioni di paesi, sagre, quindi viviamo molto come società non solo l'aspetto calcistico, ma anche l'aspetto sociale e culturale del nostro paese. Presidente, benvenuto. Grazie e buona giornata. E sono con una signora, una mister tra l'altro, che viene dalla Bella Scalea. Come si chiama, signora? Laura. Laura, senti, oggi sei qui insieme alla signora che sta insieme a te, e magari mi dici il nome? Risorto. Perfetto, benvenuti. Ecco, oggi portate in questo bellissimo stadio quanti bambini? Sette. Sette bambini, venite da Scalea, dicevo. Ecco, una signora che allena, io non l'avevo mai intervistata. Allora, mi spieghi un pochettino come nasce la tua passione per lo sport? Gioco a calcio da quasi 30 anni. 30 anni. Niente, è una passione che viene dal cuore. Certo, immagino. Senti, dov'è che giochi? A Diamante. A Diamante, ma c'è una squadra naturalmente dove? In quale categoria? Abbiamo fatto il FIGC, Serie C, quest'anno è il XEN primo posto e le nazionali a Tortoreto Lido. Che meraviglia, complimenti davvero. Senti, come viverete questa giornata? Immagino di festa. Ci divertiamo. Ci divertiamo, perfettamente. Senti, grazie ancora, benvenuti e buono sport. Grazie a voi per l'invito. Assolutamente, un piacere. Ciao. Grazie. Sono con il mister Mastroianni, che arriva da dove? Da Lago Negro. Lago Negro, e quanti bellissimi atleti oggi avete portato qui? Oggi non tantissimi, causa un po' di vacanza e un po' di acciacchi vari, però siamo comunque qui con una ventina di bimbi. Di bambini. Sentite, ecco, come svolgete l'attività durante l'anno? Allora, durante l'anno, al di là dell'idea un pochettino che abbiamo, che è quella di far divertire tutti, quindi trovarci spesso sui campi, nonostante da un po' di tempo il Covid ci ha permesso veramente di fare poco, però facciamo due giorni a settimana sul campo grande di Lauria con l'Under 11, e poi abbiamo la nostra struttura a Nemoli che ci permette di allenarci anche l'inverno, in quanto è coperta, e quindi cerchiamo di tenere i bimbi più possibile attivi. Assolutamente sì. E oggi qui a Maratea per il Memorial Mattia Polisciano. Ecco, immagino che questi bambini e soprattutto anche i genitori vivranno una giornata di festa. Sì, la giornata è davvero bella, è calda, ma è giusto che sia così. Siamo a Maratea, quindi è un posto di mare ed è giusto che sia così. E lo spirito del torneo, purtroppo ormai da 10 anni lo conosciamo tutti. Sì. Siamo stati spesso qui già negli anni precedenti.
e siamo venuti ancora una volta ad onorare questa manifestazione. Molto bene, mister, grazie infinite e buona giornata. Grazie. E sono con il signor Filardi, che arriva dalla bella Nemoli. Ecco, sicuramente dirigente, sì, di una squadra che oggi qui a Maratea ha portato quanti bambini? Siamo circa 30. 30 bambini. Sì. Senti, lo chiedo a tutti, lo chiedo anche a te. Come svolgete l'attività durante l'anno con questi bambini? Durante l'anno, diciamo, abbiamo diverse dislocazioni. Abbiamo, per quanto riguarda l'attività di base, abbiamo a Nemoli, la svolgiamo nel Palasirinia, sì, una struttura coperta che ci consente di operare durante tutto l'anno e in qualsiasi condizione meteorologica. Poi abbiamo il campo a Lauria, dove facciamo un completamento del resto dell'attività. Poi giovanissimi e allievi invece o qua a Maratea o a Lauria. Così. Senti, li svegliamo. Oggi siamo qui a Maratea. Beh, siamo, diciamo che qui ci sentiamo a casa, difatti abbiamo compartecipato all'organizzazione con Giancarlo per onorare la memoria del figlio . E questa è la prima cosa. E diciamo che quando ho contattato le società, loro hanno dato adesione prima di interpellare i ragazzi, perché l'hanno fatto veramente con piacere. Mattia era un ragazzo come, non dico come questi che giocheranno oggi, però poco più grande, quindi sì, sì, il senso, diciamo, l'onore della memoria deve è un obbligo. E quindi la partecipazione è stata massiccia, ovviamente per motivi di tempo, per motivi di condizioni meteorologiche, nel senso che per eccesso di caldo non abbiamo potuto invitare più di 8 società, certo, però 8 società secondo me è soddisfacente e onora la memoria della buonanima di Mattia. Sicuramente, grazie, grazie infinite e prego, buona giornata. Prego. Grazie, grazie, grazie. E sono con l'architetto Giacomo Ricciardi, che è il presidente della squadra della Maratea Calcio. Senti, approfitto della tua presenza, ecco, per parlare adesso dello Sport Club Maratea. Abbiamo vinto un campionato straordinario, ecco, cosa succederà da domani? Stiamo cercando di programmare la stagione prossima, che sarà una stagione completamente diversa, perché ci vedrà impegnati su un campionato più performante, ci vedrà impegnati su un campionato che avrà partecipanti da tutta la regione, quindi diventerà un torneo regionale con trasferte più lontane, trasferte più lunghe, un campionato a 16 squadre, non quello che abbiamo fatto quest'anno, era 12. Quindi con un impegno sia di tempo ma soprattutto economico molto, molto più grande. Immagino, sì. E quindi sì, per questo ci stiamo già muovendo a cercare innanzitutto dei giocatori che possano rinforzare la rosa, che già comunque era una rosa abbastanza performante, e poi alla ricerca anche di under, perché l'anno prossimo avremo l'obbligo di avere degli under in campo, e poi di trovare dei partner che ci daranno una mano, ci vogliono dare una mano e vorranno sostenere l'FC Maratea l'anno prossimo in questo campionato difficile, questo percorso difficile ma vincente. Assolutamente sì. E allora, presidente, tantissimi cari auguri e noi ci risentiremo ancora per le prossime avventure. Va bene, grazie a te per la tua presenza e adesso ci godiamo questa giornata di sport con questi bambini. Assolutamente sì, buona giornata, presidente. Grazie a te. E dopo tante squadre ospiti, tanti amici che oggi saranno qui in questo stadio per onorare Mattia e per onorare anche lo sport, il nostro mister. Buongiorno mister. Buongiorno. Ti vedo attorniato da tutti questi bambini. Quanti ce ne sono? Sì, allora oggi siamo circa una trentina. Una trentina di bambini. Senti, l'attività che voi svolgete durante l'anno qui, come viene fatta? Sì, allora diciamo che già vedendo il sorriso di questi bambini dopo due lunghi anni a noi riempie il cuore. Poi al di là dei gesti tecnici, al di là delle attività motorie, l'etica della società è proprio quella di
insomma, di portare regole, il rispetto delle regole e la socializzazione. Assolutamente. Siamo qui, dicevamo, per ricordare un ragazzo, ecco, scomparso davvero troppo presto. E allora, qual è il tuo sentimento oggi? Oggi il mio pensiero, ma il pensiero di tutti, è rivolto a Mattia. Quindi cercheremo di passare una bella giornata nel segno della spensieratezza e del divertimento. Assolutamente sì. E allora, tantissimi auguri e buona giornata. Grazie.